Dall'ultima realtà. Ragioniamo per assurdo. Poniamo il caso che uno scienziato avesse osservato la nascita e l'evoluzione del cervello di Tolstoi sin dal periodo prenatale. Supponiamo che avesse seguito le mosse della natura sin da quando questa elaborò quell'insieme di cellule e tessuti cerebrali che poi doveva creare, con il nome di Leone Tolstoi, il romanzo Guerra e Pace. Poniamo il caso che questo scienziato avesse spiato tutti i momenti successivi in cui la natura depose nel cranio del futuro scrittore quella cosa che chiamiamo cervello e che rappresenta il 2% del peso dell'uomo. Supponiamo che ad un certo punto lo scienziato avesse saputo la forma, la densità, il peso esatto, insomma, tutto del cervello di Tolstoi e che, per la teoria materialista, secondo cui i nostri pensieri e la qualità di essi dipendono dalle reazioni chimiche che avvengono nel cervello, lo scienziato avesse previsto i sentimenti più importanti di Tolstoi come l'insoddisfazione giovanile per ogni forma di insegnamento, il bisogno di scrivere un diario come sfogo al tumulto dei suoi pensieri, il bisogno di azione sociale e la fondazione di una scuola per l'infanzia a Yasnaya Poliana. Infine, il bisogno di scrivere Anna Karenina e Resurrezione. Ammettiamo tutto questo visto che ragioniamo per assurdo. Ebbene, voi credete che quello scienziato sarebbe stato in grado di spiegare chimicamente le violente e sintomatiche crisi di coscienza che si preannunciarono sin dal 1876 e l'insoddisfazione di Tolstoi per l'arte in sé, che lo fecero volgere ai problemi religiosi e presero nella sua anima un'importanza incontenibile? Credete che quello scienziato sarebbe stato capace di spiegare chimicamente l'anima di Tolstoi, la chiave delle sue possibilità e il suo bisogno di penetrare, di capire, di esplorare il segreto che fa parte dell'uomo stesso? Commento. I maestri immateriali parlano del cervello fisico come un terminale degli impulsi che provengono dal piano astrale e mentale. Questi piani di esistenza, insieme al piano fisico in cui è ubicata la nostra attuale consapevolezza, costituiscono i cosiddetti mondi della percezione, in cui l'essere vive fino a quando è legato al ciclo delle nascite e delle morti. Allora, quanto è ancora lontano dall'ultima realtà il periodo evolutivo che noi chiamiamo uomo?